E anche oggi vi vogliamo far conoscere alcuni aspetti di questo Carnevale in Rosa che fra poche ore andrà in scena. Ieri abbiamo visto l'aspetto, diciamo, del cibo. Oggi siamo, come vedete, nell'antro del Mago. Siamo dove i carri vengono creati e dove si stanno lavorando gli allestimenti che faranno parte di questa serata così importante. Noi adesso vogliamo conoscere i protagonisti, cerchiamo di non disturbarli troppo perché stanno lavorando alacremente. Come vedete, stanno prendendo forma alcune sagome. Allora Ruben, vieni qui. Allora, come vi state preparando a questa, insomma, prima serata, prima uscita, diciamo così? Sì, è una nostra prima uscita, nel senso che dopo di 2 anni finalmente ritorniamo con il carnevale estivo. Stiamo ripreparando delle maschere, dei pupi che posizioneremo lungo il percorso in alcuni ambientamenti particolari dove ci saranno le band che suonano, e quindi faremo una scenografia legata al Carnevale Rosa, e ci stiamo naturalmente adoperando perché tutto riesca al meglio. Bene, allora noi vi lasciamo lavorare, intanto andiamo a conoscere anche altri protagonisti. Noi siamo un po' dei piccoli intrusi qui, vedete, insomma, chi lavora con l'aerografo, chi lavora con la pistola spruzzo, insomma, Pacassoni, fervono i preparativi. Come si diceva, la prima occasione di una sperimentazione innovativa, cioè la creatività del carnevale si estende anche alla creatività della musica. E quindi, ecco, speriamo che questo significato che la Notte Rosa vuol dare sia recepito dalla città, perché la creatività, diciamo, dal carnevale alla musica può estendersi anche nel territorio, nel dare dei benefici al turismo, al commercio, alla scuola, con progetti, valorizzando soprattutto il lavoro di questi operatori che sono un po' gli artefici del carnevale. Che cosa sta facendo? Sto triturando questo pupo con una pistola particolare, un aerografo. Aerografo di rosa, naturalmente. Certo, tutto di rosa. Che cos'è, un fauno? Più o meno. Più o meno. Più o meno, sì. Dove lo vedremo realizzato nella sua interezza? Questo elemento qui va posizionato a torrette come elemento scenografico in un palco. Buon lavoro! Grazie! E questa serata sarà un'occasione anche per quelli che non hanno visto i carri durante l'edizione invernale, perché 3 carri saranno posizionati davanti al parcheggio del Pesce Azzurro e uno all'anfiteatro Rastatt, e quindi, insomma, per chi non li ha visti, un'occasione da non perdere.